dai, Fa male la spalla. 2018, partiamo. E bentornati, anzi bentrovati, benvenuti nel 2018, il primo video ufficiale del 2018, perché il primo era l'intro, insomma, il video promozionale, il promo di questo 2018, che sarà un grandissimo anno, me lo auguro, quindi state sempre sintonizzati, staremo sempre sul pezzo, cercheremo sempre. Parlo al plurale, ma poi so io che cercherò sempre, famo a capisse, insomma, di portare bei contenuti, di farvi divertire come al solito e di coinvolgervi, e soprattutto quando possibile di trasferirvi bei messaggi come ho sempre provato a fare. Poi se ci sono riuscito, non lo so, pare che stavo a pregare, detto questo, spostiamoci di là, perché in questo primo episodio dell'anno solare andremo a ripartire dopo l'eliminazione dalla Champions League ad opera del Barcellona, insomma, partita che avete visto nello scorso episodio che trovate qui sotto. Nelle schede, e quindi oggi Torino, Crotone e Bologna in mezzo alla pausa per le nazionali, che chiaramente insomma andremo a vivere in maniera come l'ultima. Quindi io gioco le partite, cerco di mettere a posto certe cose e poi ve metto i momenti salienti perché è giusto così. Roma-Torino, il primo impegno di questo episodio, una gara da non sottovalutare per niente, a parte la classifica, adesso non neanche la guardo perché non voglio farmi influenzare. Sta di fatto che all'andata con il Torino abbiamo sofferto molto. Abbiamo pareggiato la partita in rimonta per 2-2, perdendo 2-0 inizialmente. È una squadra che non perdona, hanno un giocatore lì davanti che non perdona perché è il capocannoniere della Serie A, quindi stiamo attenti. Eccolo qui, il capocannoniere della Serie A. Ecco qui Roma-Torino. Buon pomeriggio dallo Stadio Olimpico. Buon 2018 a tutti. È la terza volta che lo dico, mi è salito l'autismo, ma comunque. Bentornati finalmente con la carriera dopo qualche giorno chiaramente di pausa. Roma-Torino, una partita da non sbagliare assolutamente, perché se la corsa della Roma in Champions si è fermata al Camp Nou 3 giorni fa, quella in campionato non deve assolutamente fermarsi. La Roma che ha rimontato molte posizioni al secondo posto in classifica, potenzialmente al terzo, perché il Napoli ha una partita in meno, ma sicuramente non dobbiamo complicarci la strada da soli, come abbiamo fatto spesso fino a questo momento. Quindi noi dobbiamo vincere e poi vedere cosa fanno le altre. Va De Rossi nel mucchio. De Ligt, palo, poi Dzeko con il sinistro, altro palo della Roma, e poi sfortunando nel rimpallo di Dzeko. Si accentra, poi fa viaggiare sulla destra Ljajić. Attenzione, esce Alisson, forse in ritardo. Ljajić, attenzione al Torino, palla dentro, porta vuota. Emerson sulla linea a salvare la Roma, che allarga il gioco ancora per il Land. E Land in aria, Florenzi, poi Ansaldi. Insiste il Torino, calcio di rigore. Un rigore a partita lo prendiamo sempre, è una cosa abbastanza fastidiosa, però, perché qui purtroppo errore di Pellegrini. Sfortunato ragazzo che comunque sta facendo bene. Belotti contro Alisson. Belotti, Alisson bucato per l'ennesima volta in stagione. Incredibile. Incredibile. Torino in vantaggio. E ok. Però non è possibile che è il terzo rigore di quelli che mi ricordo bene. Poi forse ce ne sono altri in cui Alisson intuisce ma si fa bucare dal pallone. Guardate. Parte Belotti e non ci arriva proprio. Ancora Baselli. Poi Belotti prende il tempo, Belotti fino in fondo, destro! Sull'esterno della rete, vicino alla doppietta, il capocannoniere della Serie A. Di largo per Hunder, che vuole partire su De Silvestri. È di un altro passo Hunder e lo abbiamo visto, ma sembra di un'altra categoria rispetto a tutti oggi. Poi voleva Mahrez, non lo trova, ma c'è De Rossi. Dentro per Riyad Mahrez. Sinistro! Sirig. Qui Florenzi messo in movimento molto bene da Mahrez. Tocco centrale per Dzeko e Florenzi che riparte ancora. Keita larghissimo a destra, che ha seguito bene l'azione e prende il fondo. Al centro Florenzi, la palla è sul secondo palo De Silvestri, anticipa Hunder e si salva il Torino. Keita, dentro da Dzeko, serve supporto dei compagni. Edin vuole la sponda, trova De Rossi sul fondo di un nulla. Sul fondo di un nulla. Ed anche l'ultimo atto del primo tempo l'ho vista dentro, ragazzi, non so voi. Poi Pellegrini ancora, che comunque nonostante l'errore ha fatto una grande partita. E quindi Roma che si distende nuovamente con Florenzi, anche lui sempre presente. Florenzi fino in fondo, va in percussione, deve calciare, non calcia, poi arriva Nainggolan, Burdisso, non è finita, c'è Mahrez, prova anche lui, Sirigu. Bisogna portare più uomini all'interno dell'area, qui Florenzi bene,
Marez male, ma poi se la riprende ultimamente. C'è ancora Florenzi largo, che colpo di tacco di Marez a liberare Florenzi nel rigore. Florenzi va in porta! Sirigu! 20 al 90esimo, abbondanti. Fuori Under, dentro Schick. Ruggito di Marconi, calcio di punizione pericoloso. Va De Rossi, occhio a Florenzi che prova la girata. Sirigu si allunga e la mette in calcio d'angolo. Parte De Rossi, salta Florenzi, calcio di rigore! Fallo di mano di Valdifiori, e non è possibile che capita sempre a noi, no? Qualche volta. Momento chiave, Florenzi contro Sirigu. Parte Florenzi, sicurissimo, la mette in porta, 1-1 allo Stadio Olimpico. Pareggio di Bello di Nonna, che va a riprendere una partita complicatissima, perché non era semplice, soprattutto dal punto di vista delle occasioni. Stava diventando un tiro al bersaglio, ma in qualche modo si salvavano sempre. Qui la freddezza di Alessandro Florenzi, che calcia un rigore perfetto, spiazza Sirigu. Roma 1, Torino 1, andiamocela a prendere. È ripartito il Torino, De Ligt, che intervento! E allora partita che adesso diventa spettacolare, con Florenzi di nuovo dalla parte opposta. Il tocco centrale per Dzeko, eccolo una Ingolan che deve portarsi a spalle, a spasso mezzo Torino. A centro c'è Schick, il cross è per lui, Schick anticipato, ancora Roma, una Ingolan, rimette dentro, sempre verso Schick o Pellegrini, secondo palo con Pellegrini che deve provare un altro cross, poi torna da Emerson, ecco il cross al limite, rincon facile, brutto cross di Emerson. Dentro per Torres, al limite ha saltato Florenzi, uno contro uno con De Ligt che lo sposta, insiste il Torino, sono di più, è clamoroso. Ansaldi, De Ligt ancora, poi insiste il Toro, ancora Ansaldi, Marez chiude, palla verticale che non filtra, ragazzi cosa sto vedendo? Ansaldi ancora, il Torino riesce a rimanere lì e poi conclusione sul fondo. Ed è anche l'ultimo atto di Roma-Torino. Non dico nulla perché sennò poi mi accusate. Avete visto voi. Una partita su 38 così può capitare. Ma no, tutte le volte la stessa cosa, non può capitare, è questo il problema vero. Guardate, mi pare brutto dire deve andare così, perché deve andare così, poi sembra che ci attacchiamo a varie cose, quando in realtà la colpa di tutto è nostra, perché abbiamo fatto degli errori importanti. Ma per come si è messa, ripeto, come dissi già qualche puntata fa, è complicato troppo forse cambiarla. Quindi noi intanto preoccupiamoci di portare avanti nel migliore dei modi e di concludere con dignità, e per dignità intendo non farci scavalcare dalle altre bighe. Intanto Schick diventa un 80, finalmente, mi fa molto piacere. C'è una statistica, o meglio un proverbio, che mi fa paura. Non c'è due senza tre. Ecco, guardando la classifica un po' questa cosa mi spaventa, perché la Roma con due di tre retrocesse ha già perso in trasferta, Udinese e Verona. Oggi tocca al Crotone in questo Friday match, che ha subito 55 gol e ha la peggiore difesa, insomma, in campionato. Noi abbiamo segnato 50 gol, ma dovete sapere che oggi, per le leggi di questa carriera, prenderemo 5 pali e la partita finirà 0-2, anzi no, scusate, 2-0, perché giustamente siamo in trasferta. No, vabbè, sciocchezze a parte, la Roma deve vincere perché deve dimostrare di essere una grande squadra. Per farlo non basta fare grandi partite contro Barcellona o Company, ma bisogna battere le piccole, dimostrare che tu sei la Roma e loro sono il Crotone, non che sono il Real Madrid, come abbiamo fatto passare Verona e Udinese. Insomma, è un piccolo discorso che deve farci invertire la rotta contro le piccole. È chiaro che non è semplice, lo abbiamo detto più volte, però Marconi lo sa, è importante perché c'è ancora tempo, siamo all'inizio, siamo in costruzione di una squadra che poi deve puntare a grandi obiettivi. Oggi ci sarà l'esordio, come vedete lì a destra in difesa, esterno basso, Nura, che comunque è un gran terzino, ne parlano benissimo dal settore giovanile, e allora sicuramente, insomma, potrà appunto far bene e ce lo auguriamo. Poi c'è De Ligt che viene confermato dopo la partita contro il Torino, De Ligt che sta trovando la condizione in maniera molto importante. Barberis al limite per Budimir, che va a destra da Edmilson Junior. Nura, proprio lui a salvare la Roma. Qui deve ripartire in contropiede, prova ad andare Nura con la sua velocità a destra, poi frena e si appoggia a Florenzi. De Rossi, riparte Nura, lo cerca De Rossi, pallone difficile, lo controlla comunque Nura, al centro Schick, Nura prende il fondo, la mette per Schick! Meglio di così non si poteva! 1-0 per la Roma, assist di Nura, l'esordio in Serie A e gol di Patrick Schick, che festeggia così l'80 di valutazione. Crotone 0, Roma 1. Ci va invece molto bene Perotti, che riconquista, le finte del Monito, al limite, Keita, da Schick, che calcia! Tutto troppo facile per la Roma,
tutto troppo semplice per un super Patrick Schick. Crotone 0 e Roma 2. Marconi ha chiamato, la Roma ha risposto alla grande in questa prima mezz'ora. Sbaglia il tocco, ne approfitta Keita, dentro da Schick. Attenzione a Patrick, si è mosso Perotti, grande palla di Schick per Perotti, la mette giù e poi al centro per Keita. 3-0 per la Roma, è grande Roma a Crotone, 0-3 anche Naby Keita si aggiunge alla lista dei marcatori con un bel gol a concretizzare una bellissima azione. Diego Perotti, interno da Under, si muove Keita, poi il pallone larghissimo addirittura dalle parti di Nura. Le finte di Nura che va via pure col doppio passo. Splendido Nura. Calza il cross. Per Schick! Ha preso il palo. Sarebbe stato bellissimo. Addirittura un doppio assist di Schick, ma soprattutto di Nura, scusate, ma soprattutto una tripletta di Schick. Sarebbe anche meritata. La Roma ha preso tantissimi pali stagione. Poi Under. Va fino in fondo. Under! Palo anche lui. E poi è gol di Cengiz Under. Applausi non tanto per qualcosa in particolare, ma per i pali, perché ho detto che questa partita come al solito piavamo 100 pali. Così è stato, ma alla fine è 4-0 per la Roma. Cala il sipario su Crotone Roma ed è il Crotone la nostra vittima sacrificale quest'anno, la squadra con cui non sbagliamo mai. 5-0 all'andata, 0-4 al ritorno. Direi che è abbastanza netta la situazione. Per carità, la Roma ha fatto il suo dovere, ordinaria amministrazione. Eh sì, ordinaria amministrazione quella contro il Crotone. Avremo poi modo di sentire Marconi successivamente. Lasciate qui sotto le vostre maggiori curiosità. Nel prossimo episodio che uscirà sabato ne parleremo. Ma spostiamoci sul fattore nazionale, perché questo è l'11 con cui CT Marconi, perché ci spostiamo appunto con l'Italia, andrà ad affrontare le due amichevoli contro Sudafrica e Australia. Chiaramente bisogna ancora provare l'assetto migliore per il mondiale. E allora si parte proprio dalla trasferta sudafricana. È una partita che sulla carta teoricamente non avrebbe nulla da dire, ma come spesso accade basta un calo di concentrazione per compromettere un'intera partita, se non un'intera stagione. E allora la partenza è in salita, palla all'interno dell'area, intervento vedete di Bonucci, che in realtà è molto dubbio dato che poi viene segnalato il calcio di rigore. Bonucci inizialmente quasi è rassegnato, poi però al momento, come vedete qui, del richiamo verbale si arrabbia proprio, dice guarda io ho preso palla, ma comunque il rigore è stato segnalato e il gol dell'1-0 è arrivato. Spiazzato Buffon, palla da una parte, portiere dall'altra, 1-0 che arriva praticamente subito, 1-0 che però sveglia l'Italia e quindi reazione rabbiosa da parte degli azzurri, che tra poco vedremo. Intanto qui la regia ci ripropone il replay. Eccolo qui Immobile che si viene a prendere palla bassa, la scambia con Verratti, poi vede un buco centrale, ci si infila, va in percussione, va a puntare la porta, uno contro uno con il portiere, tac, di punta in anticipo, fa 1-1 e quindi Italia che rimette le cose a posto. Freddissimo Ciro Immobile, sappiamo queste cose le sa fare, ce le ha mostrate in carriera ed è importante avere un attaccante come lui che possa anche andare a far male nello scatto. Insomma, l'Italia che prima della pausa trova anche il gol del vantaggio, bellissima azione che parte con De Rossi, appoggio dal suo compagno di squadra Florenzi, De Rossi continua a proporsi, voi concentratevi su di lui, palla di nuovo per Daniele De Rossi, si appoggia a Marchisio, va dentro ancora il 16, riservito, e va a concretizzare lui, una grandissima azione dell'Italia. De Rossi che quindi capitano della Roma e capitano anche dell'Italia, ok, dovrebbe essere Buffon, quindi evitate commenti su numeri di maglia perché tanto li andrò a disporre chiaramente per il mondiale. Stiamo ancora facendo qualche prova. Italia che continua ad attaccare, continua a dare spettacolo. Nel secondo tempo entra Belotti per Immobile e segna pure il gallo, altra bellissima azione, Verratti dentro per Marchisio, tutto di prima, e il gallo Belotti fa 3-1, quindi l'ottima notizia per CT Marconi è sicuramente il pacchetto offensivo. Hanno segnato sia Immobile che Belotti, qualcosina va sistemato dietro, ma c'è ancora tanto da lavorare fortunatamente prima del mondiale, anche perché qualcosina andrebbe sistemato anche con la Roma, quindi insomma da questo punto di vista il fattore è comune. 3-1 quindi sul campo del Sudafrica, ci spostiamo all'Olimpico. All'Olimpico, dove arriva l'Australia, ospitata dagli azzurri, match anche questo che teoricamente forse sì è un po' più equilibrato rispetto a quello di prima, e lo vedremo anche dal campo. Per quanto riguarda la prestazione, l'Italia nel primo tempo stradomina, fa una grandissima partita, si mette in mostra Pellegrini, avevamo commentato De Rossi contro il Sudafrica, qui guardate che serpentina, anzi più che serpentina, che progressione di Pellegrini che poi si ferma, finta di corpo, lancia Insigne, guardate qui, se la porta avanti di testa e poi pallonetto, bellissimo gol capolavoro di Lorenzo Insigne, ma del resto lo sappiamo, lui ha questi colpi, poi va dritto, sparato ad abbracciare Lorenzo Pellegrini
che gli ha offerto un pallone d'oro. Ma rivediamo che bel gol di Insigne che scava questo pallone. Non irresistibile la risposta del portiere australiano, ma tanta roba. Il gol dell'Italia, Italia che domina, che poteva finire il primo tempo, anche se non vi ho messo gli highlights, 4-5-0, ma il calcio è strano. Quindi si riparte e guardate cosa succede, palla dentro e gol dell'1-1. Gol che tra l'altro assomiglia a molti che abbiamo preso, con la difesa che si schiaccia troppo, l'attaccante che fa questi gol mi ricorda forse uno che abbiamo preso a Udine contro l'Udinese, insomma... è sempre così. Poi l'Italia domina tanto, costruisce palle gol, ma non basta, perché la partita finisce 1-1. Con questa partita finisce anche l'episodio, insomma. Tiriamole un pochino le somme su quest'altra parentesi dell'Italia. Si gioca, si crea, l'Italia fa divertire quantomeno rispetto a quella di Ventura. Qualcosina dietro va sistemato, siamo comunque fiduciosi perché c'è ancora tanta possibilità di crescita. Insomma, la primavera è arrivata sia per la Roma che per la nazionale, adesso però bisogna portarla avanti. Quindi io spero che comunque questo video, il primo episodio del 2018, vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like qui sotto, vi dico ufficialmente che sabato alle 14.30 uscirà il prossimo episodio e vi dico già, avendolo già registrato, che sarà una bomba d'orologeria, quindi non mancate domani altro video alle 14.30. Iscrivetevi se non siete già, passate in descrizione per tutti i link. Noi se beccamo, come sempre, con i prossimi video. Un bacione e bella regà.